Le immagini parlano chiaro. Andrea Sottil ha vissuto con grande carica le sue prime ore da allenatore del Pescara, seduta intensa e la voglia di trasmettere al gruppo quella cattiveria che spesso ha fatto difetto nel corso della stagione e trascinarlo alla conquista di quei 6-7 punti che mancano alla salvezza. Seduta pomeridiana ieri, mattutina oggi, domattina la rifinitura, in vista della delicata sfida di venerdì sera all'Adriatico Cornacchia contro un Perugia che non se la passa molto meglio rispetto al Delfino, poiché ha il medesimo rollino di marcia. 4 punti post lockdown, ma uno nelle ultime 3 partite e appena un punto in più in classifica. Sottil ripartirà dal 4-3-2-1, non ci sarà Scognamiglio e la coppia di centrali sarà costituita da Bettella e Drudi. Fra i 3 interni di centrocampo potrebbe rivedersi Palmiero, che, tornato a disposizione nelle ultime 2 partite, è stato tenuto in panca per 180 minuti da Allegro Taglie, mossa che ha destato perplessità nella dirigenza biancazzurra, ma frutto delle scelte tattiche dell'ex allenatore. Il ripristino del centrocampo a 3 riapre la strada al ritorno di Palmiero quale vertice basso. In avanti il compito principale di Sottil è quello di far ritrovare la vena realizzativa a Cristian Galano, sopita a cavallo del lockdown, lui che è il miglior marcatore stagionale del Pescara. Maniero e Borrelli si contendono il posto da centravanti, Pucciarelli e Clemenza quello dell'altro trequartista. Sta meglio Bocic, che tornerà nella lista dei convocati, mentre sono a forte rischio Bojinov e Melegoni. Sul fronte Perugia c'è emergenza centrali con l'ex Ghiomber e Angella che continuano a lavorare in via differenziata e con Sgarbi appiedato dal giudice sportivo per 3 giornate. Migliora la situazione esterna con il rientro dalla squalifica di Di Chiara e il recupero di Falasco. Falcinelli potrebbe andare in panchina mentre ci sono buone chance per il ritorno tra i pali del portiere Vicario. Assente Falzerano, squalificato anch'egli. Occhio di riguardo per i tanti ex che negli ultimi tempi puniscono il Pescara. All'andata lo ha fatto Capone, ma attenzione anche a Carraro e soprattutto a Melchiorri, che a gennaio è stato vicino a tornare a Pescara. Come vicino ai biancazzurri nelle ultime ore del mercato di gennaio è stato Iemmello, in gol 2 volte all'andata. Resta in testa la classifica dei Bomber della B con 17 reti, ma non segna dal 2 di febbraio ed è stato agganciato da Pettinari. Sempre a proposito di ex, a rischio la panchina di Serse Cosmi, sullo sfondo la possibilità di un ritorno di Massimo Oddo, esonerato a inizio gennaio. Circa i precedenti all'Adriatico sono 6 le vittorie del Pescara, l'ultima nel 2015, 2-1 alla seconda di campionato, firme di Memusciai e Caprari. Nel 2018 l'ultima delle 4 vittorie del Perugia, 0-2 siglato da Juan e Di Carmine, mentre nello scorso campionato è finita in parità 1-1 coi gol di Memusciai e Vido. Segno X, quello più gettonato, uscito 9 volte. Direzione di gara affidata a Prontera di Bologna, con cui il Pescara ha un solo pessimo precedente, Pescara-Crotone 0-3. Con il Perugia score equo, 3 direzioni con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.